l'ospite di Feminas oggi è Giulia Carucci. Buongiorno. Ciao Giulia. Oggi Giulia è qua per parlarci del suo progetto che si chiama Beauty Defect, che è stato presentato con un evento che si è tenuto qualche giorno fa al Caffè De Candia. Giulia, parlaci di questo progetto, come è nato e quello che poi è stato, insomma, il lancio all'evento. Allora, innanzitutto grazie alla redazione di Centro 31 per l'intervista. In genere sono sempre io dall'altra parte, quindi anche questa rubrica, cioè essere l'intervistata, per me è davvero molto emozionante. Poi il fatto che lo faccia tu mi fa proprio molto piacere. L'evento si chiama Davanti allo specchio ed è stato il primo di una lunga serie, mi auguro, di eventi che verranno poi organizzati, che è nato dall'unione di due progetti fondamentali, che era il mio, quello di Beauty Defect, e quello di Emiliano Masala, della ragazza della porta accanto. Questo evento, insomma, è stato appunto il 12 di dicembre, il Caffè De Candia ci ha gentilmente ospitato, insieme anche alle cantine Pili hanno reso possibile tutto questo, e ci sono stati degli interventi molto interessanti di professionisti proprio relativi al tema della sicurezza in se stessi, piuttosto che anche l'intervento della dottoressa Marceddu, che ha parlato dalla parte diciamo del medico estetico, Manuela Dessì. Quindi ci sono stati molte considerazioni anche da parte delle persone che sono intervenute. Erano purtroppo pochi i posti, perché gli spazi erano quelli. Poi abbiamo deciso, come ho detto anche già in un'altra intervista, di decidere di volare bassi, almeno per il primo evento. Volevamo avere un'idea, insomma, se potesse interessare. In effetti ha avuto un grande successo e sono stata molto molto contenta di questo. Vuoi parlarci proprio nel dettaglio della cos'è Beauty Defect? Allora, Beauty Defect è un hashtag che io ho, diciamo, buttato, ho lanciato, come si suol dire, su Instagram quest'estate. Nasce da un percorso che io ho fatto su di me, perché io ho sempre avuto un rapporto positivo con il mio corpo, però dopo che sono diventata mamma mi sono ritrovata molto spesso ad avere a che fare, cioè molto spesso guardandomi allo specchio, ad avere a che fare con una Giulia diversa, una Giulia fisicamente diversa, perché poi a livello interiore ero una Giulia felicissima di essere diventata mamma, di aver riconosciuto la mia bambina, però dall'altro mi sono dovuta scontrare con quella nuova Giulia, quindi diversa. I fianchi erano un po' più sporgenti, i piedi addirittura poi erano più grandi. Quindi insomma c'è stato un percorso di accettazione che appunto mi ha fatto pensare al fatto che nei tempi che viviamo, i tempi in cui siamo circondati, insomma, anche dai social, cioè siamo sempre, insomma, con il naso sul telefono, è un periodo storico in cui si cerca più di piacere piuttosto che piacersi, e quindi insomma l'hashtag nasce proprio dal lavoro fatto su me stessa di accettazione e un consiglio per sensibilizzare, un consiglio da dare alle altre donne proprio di accettarsi e di non creare soprattutto sui social uno stereotipo che è quello, diciamo, una sorta di alter ego di noi stessi, che poi, diciamo, nella vita reale è qualcosa di diverso. Capito? È una maschera che magari non si riesce a portare, quindi anche a livello personale è pesante, capito? Ma appunto, come dicevi tu, viviamo comunque in un'epoca in cui i social sicuramente hanno contribuito a, diciamo, in qualche modo a dare più importanza all'apparenza che alla sostanza. Quindi tu hai voluto lanciare questo messaggio che è importantissimo e soprattutto anche, se vogliamo dirlo, quello che poi è emerso anche all'evento, che è esteso anche al mondo maschile, perché comunque non è solo la donna che uno può pensare, insomma. I progetti futuri, i prossimi eventi, come hai vissuto e come ti è sembrato questo lancio, questo tuo sogno realizzato, comunque, che alla fine
è un qualcosa di molto importante, un messaggio veramente molto molto bello. Allora, il futuro mi auguro con Emiliano, che poi è insieme a me, esatto, come ho anticipato prima, nell'organizzazione di questo progetto, abbiamo già deciso di farne tanti altri. La data ancora non l'abbiamo rivelata. Saremo con te. Certo. E poi insomma mi auguro che almeno il progetto è quello di comunque cambiare gli ospiti all'interno degli eventi, cioè gli interventi saranno sempre diversi, ci saranno professionisti sempre diversi, proprio per spaziare, dare spazio a tutti, tutti quelli che vogliono insomma dire la propria su questo argomento. E come hai già anticipato tu, è vero, è esteso anche agli uomini, perché anche se non si pensa, però in realtà in questo periodo storico anche gli uomini sono molto molto attenti a quello che è l'aspetto esteriore e soprattutto anche alle loro, a quello che arriva poi dai social. Quindi l'errore lo facciamo noi donne come lo fanno anche gli uomini. Assolutamente sì, questo di creare, come dicevo prima, l'alter ego, quindi è per tutti, quindi non bisogna non pensare, bisogna pensare che sia esclusivo a noi donne. Assolutamente no. Giulia, grazie per questa intervista, grazie per il messaggio che stai lanciando e soprattutto grazie per insomma per questi progetti. Il pubblico che già ti segue comunque ti conosce, chi non conosceva il progetto adesso lo conosce e sicuramente ti seguirà. Allora, possiamo approfittare di questa esatto, intervista per fare gli auguri da parte della redazione di 131, ecco, che vi vogliamo ringraziare per l'affetto che ci avete mostrato in questo anno. Ringraziarvi e quindi augurarvi buone feste. Buone feste, tra l'altro il nuovo anno inizierà con un sacco di sorprese non possiamo svelare. Che però non possiamo svelare, però sono un sacco di novità e quindi vi vogliamo augurare buon fine anno innanzitutto e speriamo di ritrovarvi l'anno prossimo, sono sicura, anzi che vi ritroveremo. Sicuramente. Grazie Silvia. Grazie Giulia Carucci da Feminas. Grazie. E tanti auguri e buone feste dalla redazione di 131.